Ciao, sono Attilio Cordano di laureassilavorando.com e se stai guardando questo video probabilmente sei uno studente lavoratore. Non ti leggo nel pensiero in realtà, ma se hai cliccato su questo video perché sei stato attratto dal titolo, di conseguenza sei uno studente lavoratore, ma non è questo il punto. Se non mi conosci non fa nulla, devi semplicemente scrivere il mio nome su Google e capirai più o meno di che cosa mi occupo. Io aiuto gli studenti universitari lavoratori a dare più esami con tutti gli altri, a conciliare studi, lavoro e vita privata. Faccio anche video di strada, non importa, c'è un gatto che mi guarda, attenzione. Comunque, il concetto di base è che in questo video voglio parlarti di un aspetto fondamentale. Tu sei uno studente lavoratore e se ci hai azzeccato, ti senti spesso frustrato, ti senti spesso attaccato da tutti. Normalissimo, anche io l'ho vissuto, anche Nicola, che è l'altro ragazzo con la giacca rossa, che troverai negli altri video di YouTube, se mi guardi da YouTube, o negli altri video di Facebook, se mi guardi da Facebook. Anzi, iscriviti al canale YouTube se ti piace questo video e altri che hai già guardato, che guarderai, e segui la pagina dove sto lavorando. Ti senti attaccato da tutti perché? Perché sei una persona tipica, sostanzialmente le persone. Gli studenti normali, cioè quelli che studiano soltanto, non hanno i problemi che hai tu, non hanno le difficoltà che hai tu, perché tu studi e lavori, tu sei focalizzato su due cose difficilissime, che è lo studio e il lavoro, e devi cercare di conciliare il tutto e bene. Devi tra l'altro evitare, non vorresti evitare quantomeno di andare fuori corso se già non ci sei, e comunque vorresti finire l'università in tempo, ma l'ambiente universitario, alcuni docenti, molti docenti universitari ti prendono come una persona che ha preso tutto a gamba l'università, perché non si può studiare e lavorare contemporaneamente. Studiare e lavorare contemporaneamente è impossibile. Se tu lo stai facendo, in realtà stai sbagliando se lo stai facendo, perché il tuo mestiere da studente lavoratore, il tuo mestiere da studente dovrebbe essere quello di studiare, perché il tuo mestiere è quello, non è studiare e lavorare. Pensate, perché sono persone che ce l'hanno fatta, tipo me e Nicola, con ottimi risultati, ma queste sono altre storie. Comunque il concetto è che sei costantemente attaccato. Ora, prendi la persona più, diciamo, forte del mondo a livello emotivo, a livello psicologico, a livello proprio di struttura emotiva. Se lo attacchi una volta, ok, non lo scalfisci, non vai a toccare niente, non lo distruggi. Se lo attacchi 10 volte non lo distruggi, non lo distruggi. Se lo attacchi 100, 1000, 10.000 volte, poi quella persona crolla. Perché? Perché l'ambiente che hai intorno non è un ambiente sano per te, che sei uno studente lavoratore. Ora, è chiaro che la tua famiglia non la puoi eliminare. L'ambiente universitario non lo puoi eliminare fino a un certo punto, perché con i professori, con i docenti, con i tuoi colleghi ci avrai No. comunque a che fare. E capisci bene che però devi capire come difenderti. Ora, è chiaro che se hai visto, stai guardando questo video, o comunque sei in una fase in cui sei insoddisfatto della tua vita da studente lavoratore, è molto probabile che ti senta attaccato da tutti e che ti senta e sai di essere incompreso da tutti, perché soltanto uno studente lavoratore può capire come ti senti. Per questo ti sto parlando con un linguaggio che ti fa apparire ai tuoi occhi come, mi fa apparire ai tuoi occhi come il tuo migliore amico, il tuo amico, sostanzialmente. Non ci conosciamo, non so chi tu sia, però non importa, cioè capisci che parliamo la stessa lingua. Perché? Perché so esattamente quello che hai vissuto. Lo so io, lo so a Nicola, che è il mio collega. E quello che ti volevo dire è che la motivazione che tu attualmente non hai, la devi ricostruire. La devi ricostruire tramite i risultati. Ora, è probabile che tu abbia cercato di distrarti, di uscire con gli amici, di uscire con la ragazza, cercando di allontanare il pensiero dalle cose negative della tua vita, come lo studio, come il lavoro, come non so, magari le cose proprio negative che ti capitano, che ti fanno stare male. Questo però non basta, perché distrarti non ti fa superare i problemi, distrarti non ti fa migliorare la qualità della tua vita, semplicemente ti permette di staccare la spina per quella mezza giornata, per quella giornata che decidi di prenderti libera, che decidi di dedicare un po' a te stesso o agli altri, ma non risolve il problema. Il problema che tu devi risolvere è una mancanza di motivazione del tuo personale. La motivazione non è in realtà qualcosa che si costruisce, cioè qualcosa che gli altri ti possono dare. La motivazione è una cosa interiore e dipende dal perché tu fai determinate cose. Perché tu studi e lavori? Perché sei una persona molto ambiziosa e quindi vuoi raggiungere degli ottimi risultati a livello personale e professionale. Ok, perfetto.
se tu in questo momento non riesci ad ottenere dei risultati, però questa motivazione inizia a intaccarsi, perché la motivazione dipende dai risultati. L'autostima, che è la valutazione che noi diamo di noi, è come se, è come, immagina di dipingere te in un quadro. Quella è esattamente l'autostima, cioè la valutazione che tu dai di te. La motivazione si regge sui risultati. Se tu non hai risultati oggi, non hai risultati domani, non hai risultati tra 10 anni, la tua motivazione inizia a crollare. E allora quello che devi fare è ottenere, iniziare a ottenere risultati, perché quei risultati ti faranno stare meglio, ricostituiranno la tua motivazione interna, ti faranno sentire di nuovo motivato, felice, e ti faranno risalire quella fiamma che piano piano si è andata spegnendo, magari non a causa tua ovviamente, ma a causa degli attacchi degli altri, dei mancati risultati che non sono arrivati, perché tu magari hai iniziato a studiare e lavorare contemporaneamente, pensavi che riuscissi, avresti riuscito, saresti riuscito, non so, verbi anche se li sbagli non fa nulla, ad ottenere risultati, in realtà non ce l'hai fatta. Non ce l'hai fatta, mollato un po', ma non per colpa tua, non perché ti rompevi il culo, ma perché nessuno ti ha mai spiegato come studiare e lavorare contemporaneamente, non sei riuscito a ottenere risultati e quindi ti è mancata un po' la motivazione. Ora, la motivazione, ti dicevo, la devi ricostruire con i risultati e devi iniziare a lavorare per ottenere quei risultati che ti permetteranno di riaverla, di farla tua. I risultati però come si costruiscono? I risultati ce li devi costruire tramite degli strumenti. Ti faccio un esempio molto semplice per capirci, al volo. Se tu vuoi dimagrire, vai da un personal trainer o vai in palestra. Esce con una persona che ti segue e ti dice cosa fare per dimagrire. Se tu vuoi imparare a nuotare, vai da un istruttore di nuoto, vai in piscina e impari a nuotare. I risultati, cioè dimagrire, imparare a nuotare, si costruiscono tramite la formazione e tramite un processo in cui tu devi apprendere degli strumenti nuovi, cioè non puoi essere tu stesso a risolvere il problema. Fino ad oggi, se tu eri la persona in grado di risolvere i problemi che attualmente stai vivendo, lo avresti già fatto. Cioè, non so se ci siamo capiti. Se tu eri la persona che riusciva a risolvere i problemi che stai vivendo, li avresti già risolti e staresti al top, e staresti benissimo. Il problema è che con gli strumenti che c'è attualmente non riesci a risolvere i problemi che hai e devi fare appello a quelle persone che hanno gli strumenti per farlo. Queste persone sono le persone che hanno già ottenuto i risultati che tu vuoi ottenere. Se sei uno studente lavoratore e tu vuoi dare più esami con voti più alti e conciliare studio, lavoro e vita privata, quelle persone siamo io e Nicola, punto. E quindi devi iniziare a seguire quello che io e Nicola ti diciamo, che è l'altro ragazzo che ripeteva la giacca rossa, perché ti ricostruisco tutta diciamo, la formula. Io e Nicola ti diamo gli strumenti per ottenere i risultati che attualmente non stai avendo. Questi strumenti accresceranno la tua motivazione, ti faranno stare meglio, ti trasformeranno nella persona che vuoi diventare. La tua vita migliorerà perché non avrai più bisogno di uscire con gli altri per ritrovare la motivazione che però poi perdi. Ma se Cioè, migliori la qualità della tua vita, perché una volta che tu ottieni i risultati, migliori la qualità della tua vita, stai bene, e tutti i tasselli che per adesso ti sembra che, non, che manchino nella tua vita si rimettono a posto, tutta la tua vita riprende un senso. Perché quando la tua motivazione è ok, tu stai benissimo, e stai benissimo con te stesso e non hai bisogno di stare con gli altri per stare bene. Perché quando una persona sta male con se stesso, ha bisogno degli altri per stare bene. Una persona sta bene con se stesso, non ha bisogno degli altri per stare bene, ma cerca gli altri perché con gli altri può stare ancora meglio. Perché tu devi imparare a stare bene con te stesso e quando stai con gli altri stare ancora meglio. Io quello che ripeto molto spesso alla mia ragazza non è io con te sto bene perché altrimenti starei male. No, io con me sto benissimo, con te sto da Dio. Il tuo obiettivo è avere lo stesso livello di motivazione, di consapevolezza. Ti ripeto, perché ho fatto questo video? Perché volevo fare proprio il punto su questa situazione. La motivazione è un concetto interno, è qualcosa di interno, non è esterno.
cioè ad oggi stai male sostanzialmente, se ti senti che la tua vita non va bene, non va come dovrebbe andare, in realtà dipende tutto dalla mancanza di motivazione che dipende dalla mancanza dei risultati. L'autostima si costruisce sui risultati, la motivazione si costruisce sui risultati che inizi ad ottenere. Se ad oggi non hai i risultati che vuoi, sei demotivato, è normalissimo. Sei tra l'altro attaccato alle persone che ti circondano, ancora peggio, e quindi è un problema. Se invece sei motivato perché ottieni risultati e le persone ti attaccano, sti cazzi. Addirittura ti dirò di più. Se tu inizi ad ottenere i risultati, le persone non ti attaccheranno più. Cioè, smetteranno di mettere in dubbio quello che fai perché ottieni risultati. Se ci fai caso, le persone ti attaccano nel momento in cui non riesci ad ottenere risultati. E quindi sei vulnerabile, tant'è che molto spesso magari da sto interlocutore ti dici: ma non lo capisci che proprio in questo periodo io sto passando un bruttissimo periodo all'università, al lavoro, e tu mi attacchi proprio adesso che dovresti in realtà appoggiarmi? Non lo capisci? No, in realtà è proprio, cioè funziona così, ti attaccano perché non hai ottenuto i risultati, perché se tu li avessi ottenuti, loro starebbero zitti, le persone intorno a te che ti attaccano attualmente ti attaccano perché non ottieni i risultati, ma se tu inizi ad ottenerli, non solo aumenti la tua motivazione interna, ma le persone esterne iniziano a non attaccarti più perché non vedono alcun motivo per attaccarti. Quindi, per ottenere risultati, però, devi avere gli strumenti giusti, devi avere persone che ti facciano da guida e che ti permettano di averli. Siamo io e Nicola, cioè con le persone siamo io e Nicola, è inutile che ce le raccontiamo. È inutile che ce le raccontiamo. Quindi è tutta lì la cosa. Quello che ti invito a fare è scaricare sotto questo video un videocorso gratuito che io e Nicola abbiamo realizzato, i 3 video. Abbiamo anche fatto un videocorso a pagamento che si chiama Laurearsi Lavorando di 96 lezioni, che se tu lo impari ti permette di dare più esami con voti più alti. Ora potresti in realtà non essere pronto a spendere 500 euro, che è il prezzo a cui attualmente è messo in merito a Laurearsi Lavorando mentre stai guardando questo video, ma ciò non importa, non mi interessa. Se non sei pronto, non è il momento. Magari lo comprerai dopo, magari non lo comprerai. Intanto ti chiedo di seguire i nostri video, di seguire il nostro videocorso gratuito e di iniziare a prendere dimestichezza con tutte le cose che diciamo, perché essendoci passati, ah, ti ripeto, se non te l'ho già detto, in realtà mi sono laureato con 110 e lode in giurisprudenza. Da studente lavoratore anche full time, ossia facevo l'agente assicurativo, andavo a vendere promozioni telefoniche, scusami, promozioni telefoniche quando lavoravo al call center, ma vendevo assicurazioni di migliaia di euro andando a bussare nelle porte delle persone. Ho fatto diversi lavori, che sono due dei lavori più importanti che ho fatto, il call center e l'agente assicurativo. Sono riuscito a laurearmi velocemente con voti alti, ma partivo da una situazione in cui ogni anno prendevo 28 e 30 gli esami. Il problema è che devo 3 esami l'anno e ne avrei dovuti dare 5-6. E quindi capisci bene che se avessi continuato in questo modo sarei andato sicuramente fuori corso. Non l'ho fatto, mi sono laureato velocemente con voti alti, mi sono laureato in 5 anni con 110 voti in giurisprudenza, ce l'ho fatta solo perché ho trovato da solo, perché non esistevano quando io li cercavo. Caso, non esistevano gli strumenti, nessuno insegnava agli studenti lavoratori a dare più esami con voti più alti, a conciliare studio, lavoro e vita privata. E quindi con le soluzioni mi sono rotto il cazzo, le ho create io, le abbiamo create io e Nicola. Quindi grazie a me e Nicola poi siamo riusciti poi a laurearci velocemente con voti alti, siamo riusciti a concludere il nostro percorso universitario, adesso insegniamo agli altri studenti lavoratori a farlo. Ti ripeto, non devi necessariamente, diciamo, non devi approfondire il sistema Laurearsi Lavorando se non sei pronto, non fa nulla, a me cambia poco, ma inizia a seguire i nostri video perché ti aiuteremo sicuramente a migliorare la tua vita da studente lavoratore. Per oggi è tutto, ciao e ci vediamo nei prossimi video.